Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Noi conosciamo, sentiamo, diciamo tante parole, ma solo in certe situazioni di vita diventano veramente nostre. Gesù, arrivato all'età di 30 anni, aveva cominciato a girovagare per i paesi della Galilea, dicendo alla gente che Dio stava costruendo il suo regno in questo mondo. Non si limitava a belle parole, faceva anche certe cose straordinarie come guarire malati, cambiare l'acqua in vino a una festa di nozze, al punto che la gente commentava: ma allora è vero che Dio è in mezzo a noi? Un giorno tornò al suo paese, era di sabato. Il sabato gli ebrei fanno festa, vanno in sinagoga dove c'è qualcuno che proclama le letture della Bibbia, dopodiché tiene la predica. Quel giorno dissero a Gesù: oggi fai tu. Dicono in giro che sei così bravo, fai tu oggi. Gesù prese il libro del profeta Isaia, lo aprì e lesse queste parole: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia, cioè il giubileo, del Signore. Sì, le avevano già sentite tante volte queste parole, e ogni volta si chiedevano: chi sarà mai questo tale di cui parla il profeta? E poi, quand'è che verrà? Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di Gesù. Cosa avrà mai da dire il figlio di Maria e di Giuseppe? Ha sempre fatto il carpentiere. Gesù fa la sua predica, breve, una frase sola, ma di una carica che solo da lui poteva venire. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Era come dire: le parole sentite tante volte, passate sopra le vostre teste, ebbene no, oggi, se vorrete, diventano vostre, perché io sono qui per realizzarle. Ci sono poveri tra voi? Io ho un lieto messaggio per loro. Ci sono prigionieri? Non allude a quelli dalle manette attorno ai polsi. La prigionia peggiore è quella di chi le manette le ha attorno al cuore. Io sono qui per liberarli. Ci sono ciechi? I non vedenti ci vedono meglio degli altri a volte. I veri ciechi si portano l'oscurità dentro, nell'intimo. Io sono qui per dar loro la luce. E cosa vorrà insinuare l'Evangelista Luca con questa storia? Quando ci ritroviamo insieme la domenica e c'è Gesù tra noi, cos'altro è l'Eucarestia se non questo, non lasciamo che le parole di Dio passino sopra le nostre teste. Afferriamone qualcuna e diciamo a noi stessi: questa Dio la dice a me. Se ce la porteremo nel cuore, allora sarà davvero giubileo, anno di grazia del Signore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.